ero completamente dimenticata di questo video che avevo nelle bozze di pubblicarlo, però oggi vi porto con me al mio ritorno dalla Corea a Milano. Tra l'altro, a riguardare tutte queste clip ancora oggi mi ricordo tutte le emozioni che ho provato e raga, vi giuro, mi viene da piangere. Qui eravamo già arrivati all'aeroporto con la famiglia del mio ragazzo, l'aeroporto di Incheon, penso che si dica così, e siamo andati subito a superare tutti quanti i controlli e oltretutto, raga, era veramente enorme. Qui ho iniziato a sentire un po' di ansia per il volo, perché sapete che io odio volare, però alla fine mi sono calmata e una cosa che non sapevo è che il volo sarebbe durato così tanto. Loro erano i miei compagni di viaggio e poi finalmente è arrivato il momento di salire sull'aereo. La parte che mi ha terrorizzata di più è scoprire il tempo che avremmo dovuto passare sull'aereo, ovvero 14 ore, all'andata erano molto meno e per fortuna ho preso questo panino molto buono e ho iniziato a guardare i film. Dopo qualche ora ci hanno portato da mangiare e vi giuro che era veramente qualcosa di disgustoso, l'unica cosa che si salvava era il dolcetto, infatti gli altri sono andati a dormire. La cosa più assurda di questo volo è che, raga, siamo passati per Polo Nord e abbiamo visto l'aurora boreale, che non si capisce da queste clip ma è stata una cosa fantastica. Una volta atterrati a Helsinki ho deciso di prendermi qualcosa da mangiare perché stavo morendo, oltretutto ero veramente distrutta, quindi questo ginger shot io speravo che mi potesse aiutare, ma non è stato così. Poi è arrivato il momento del volo per Milano. Vi giuro che questo volo non finiva più, erano solamente 4 ore, dopo 14 cosa vuoi che sia, ma raga, non finiva più e finalmente siamo arrivati a Milano. Ovviamente la prima cosa che ho fatto era proprio uscire a Milano perché mi era mancata tanto.